Bene ragazzi, ciao a tutti, oggi vi farò vedere come applicare un effetto di tipo fantasma con Adobe Premiere Pro 2015, in quanto in questa nuova versione è venuto a mancare l'effetto ghost che potevamo trovare in effetti, sfumature e contrasto, e quindi vediamo come sopperire a questa mancanza, conoscendo l'effetto Luma Key che troviamo in King, scusate la pronuncia. Bene, prendiamo una clip e trasciniamola nella timeline. Questa clip, eccola, compare questa modella e poi continuare. E per prima cosa tagliamo la clip che ci serve, ecco, fino a questo punto. Eliminiamo la parte che non ci serve e teniamo questa. Duplichiamo la clip con Alt e tasto sinistro in maniera tale da avere la stessa clip su V1 e V2. A questo punto, dove il campo dell'inquadratura è vuoto, tagliamo la clip su V1, cancelliamo la parte precedente e impostiamo un fermo immagine. Frame Hold in Point. Clicchiamo OK, spostiamo la clip all'inizio della traccia 1 e allunghiamola. In questo modo, se disattiviamo la clip V2, abbiamo, ecco qui, come immagine di sfondo questo luogo senza alcuna persona. Riabilitiamo la visualizzazione di V2 e andiamo ad applicare l'effetto Luma Key, che troviamo in effetti sotto la voce di King. Trasciniamo l'effetto sulla clip e come vedete già la ragazza, la modella, è andata in semitrasparenza. A questo punto basterà impostare i parametri dell'effetto per far sì che la modella, da un'opacità al 100%, vada piano piano a scomparire. In questo caso, se già spostiamo il parametro di threshold a 0, vediamo che la modella è visibile per intero. Spostiamo l'effetto, il parametro del keyframe a, non so, tipo a questo punto. A questo punto la modella entra, ecco, diciamo da questo punto, e vogliamo che man mano che avanza vada a scomparire. In questo caso basterà spostare il parametro sul 100% e vedete che già la modella sta scomparendo, ma non è sparita del tutto. Abbiamo, come dire, un effetto già simile al ghosting. Se vogliamo che la modella sparisca, impostiamo anche il parametro di cutoff sull'altezza del keyframe 0 di threshold, e man mano che la modella avanza spostiamoci sul secondo keyframe e, modificando anche il parametro del cutoff, vediamo che la modella è sparita. Se selezioniamo entrambi i keyframes e li spostiamo alla finale della clip e mandiamo in play, vediamo cosa è accaduto. Ecco che la modella piano piano sparisce. Se allunghiamo la clip sulla traccia V1, vediamo appunto che la clip sparisce. Se vogliamo agevolare l'effetto, perché vedete comunque quando viene tagliata quando subentra l'effetto in questi punti non è molto fluido, possiamo sempre giocare con delle sfocature, con delle dissolvenze, affinché l'effetto sia più morbido. Se ad esempio noi tagliassimo qui la clip su V2, proprio nel punto in cui parte l'effetto, e leviamo l'effetto dal segmento anteriore, abbiamo tolto l'effetto e aggiungiamo semplicemente a questo punto una dissolvenza. Vediamo cosa accade. Vedete che comunque l'effetto crea una sorta di lampo interessante in cui
la ragazza inizia a sparire. E così, se diamo una dissolvenza al finale, vedremo che, ecco qui, l'effetto è molto più morbido. Possiamo anche allungare la dissolvenza a nostro piacimento. Se invece avessimo fatto in questo modo, ossia mettiamo la dissolvenza su V3, ecco, vediamo che non c'è più quel lampo, bensì semplicemente l'effetto diciamo subentra molto più gradualmente. Ed ecco che così abbiamo ottenuto un effetto ghosting molto piacevole, graduale e sicuramente d'effetto e d'impatto. Giocando poi sui parametri possiamo creare effetti molto interessanti. Grazie per aver seguito questo breve tutorial, spero vi sia stato d'aiuto, e se volete continuare a scoprire nuove tecniche e nuovi trucchi da poter usare con Adobe Premiere Pro, seguite il mio canale e i nuovi video che presto usciranno con nuovi contenuti extra. Ciao!